Il 25 aprile 2018, visitando il sacrario della formazione partigiana Brigata Maiella, il presidente Sergio Mattarella associò il ricordo della resistenza alla tragedia dei militari italiani internati nei campi di prigionia nazisti. Così facendo, il presidente amplificò definitivamente nella memoria istituzionale il concetto di resistenza con quella senza armi degli internati, che preferirono la terribile prigionia alla collaborazione con nazifascismo. E quindi con ancora più grande orgoglio che l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia e dall'Internamento partecipa a questa difficile ricorrenza per il 75esimo della liberazione e dell'avvio della più lunga stagione di pace e di progresso mai conosciuta prima dall'Italia e dall'Europa. Ed è proprio nella tristezza del momento, per la gravità delle sofferenze e delle limitazioni che subiamo a causa del coronavirus, che possiamo apprezzare ancora di più cosa ha significato per noi la riconquista della libertà e quanto la sua preservazione costituisca il bene più prezioso. Perciò grazie per sempre, partigiani combattenti per la libertà, internati resistenti senza armi, resilienti umanitari delle popolazioni civili, giovani soldati delle forze alleate di liberazione. Anche nel ricordo di voi tutti siamo impegnati a costruire il nostro futuro e soprattutto quello delle nuove generazioni. Bergen, martedì 24 aprile 1945. Mammina mia adorata, sono finalmente libero. Dopo 19 mesi di prigionia, il Signore ha voluto che vivessi finalmente questo momento. Da un anno sono senza vostre notizie, ma la speranza che anche su di voi Dio Onnipotente abbia tenuto la sua mano è ferma come la fede che mi ha sorretto durante questa crisi. Se sono ancora in piedi lo debbo alla forza dello spirito che per grazia divina ha saputo sorreggere la carne. Tutto non è che un ricordo. Ormai da alcuni giorni sono sotto la tutela delle forze di occupazione anglo-americane, confortevolmente alloggiato e fuori dall'incubo della fame. I giorni della fine sono stati più tranquilli di quello che temevo. Il fisico va già rinascendo. Quando sono arrivati gli inglesi ero sceso al peso di 49 kg. Spero che presto potrò nuovamente calcare il suolo benedetto d'Italia. Quando Enrico Zampetti scrive questo biglietto alla famiglia, si è concluso un secondo drammatico inverno di prigionia per i militari italiani internati nei lager del Terzo Reich. La vicenda degli IMI è iniziata l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio dell'Italia con le forze alleate. In quella data, i soldati del Regio Esercito italiano stanno combattendo a fianco dei tedeschi sui vari fronti di guerra. In pochi giorni, privi di ordini precisi, oltre 650.000 dicono no alla collaborazione con il nazifascismo, ponendo in atto una vera e propria resistenza senza armi e affrontando la dura esperienza dell'internamento. Per tutti fu una scelta non facile, poiché i nostri soldati facevano parte di una generazione educata a non prendere decisioni autonome. Credere, obbedire e combattere era il motto di quei giovani inquadrati fin dall'infanzia nelle formazioni fasciste, e lo stesso concetto di patria, all'apice di ogni loro aspirazione ideale, dovette essere rielaborato. Il loro reiterato no fu il primo passo verso la libertà di pensiero, una scelta volontaria di coscienza che li aiutò a resistere alla fame, alle violenze, alle condizioni di vita disumane. Oltre 50.000 di loro sono morti per malattie, fame, sanguinose esecuzioni e bombardamenti. L'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia ha dedicato agli internati militari italiani e alla loro resistenza senza armi un museo che illustra la loro storia. Nella ricostruzione storica, preziosa è stata la documentazione fotografica realizzata clandestinamente nei lager dall'ufficiale Vittorio Vialli, custodito attualmente presso l'Istituto Pari di Bologna. Le oltre 400 foto illustrano momenti salienti dell'internamento,
dal viaggio in carro bestiame al momento della liberazione. Quel 16 aprile 1945 l'emozione ha fatto tremare la mano del fotografo mentre inquadrava con l'obiettivo il carro armato inglese che entrava nel campo di Falling Bostel. Le testimonianze raccontano di baci, abbracci, strette di mani, sorrisi, auguri formulati con la gioia sulle labbra, un tripudio generale che è divenuto emozionante al momento dell'alzabandiera, accompagnato dal coro del Nabucco. La data del 25 aprile, festa della liberazione, di cui quest'anno ricorre il 75° anniversario, è un punto d'incontro di quelle date diversificate in cui giorno dopo giorno l'Italia e l'Europa riassaporarono la libertà. Fu la fine della guerra, la fine della prigionia, la fine delle sofferenze di uomini e donne piegate da un lungo periodo di lutti e rovine. Fu l'inizio della speranza e della ricostruzione da tutti auspicata. In questi giorni in cui l'Italia sta vivendo un momento difficile, ci torna alla mente quei giorni, la volontà di reagire del popolo italiano coeso e solidale per la rinascita di un mondo nuovo, concretizzatosi a prezzo di tanti sacrifici. Un prezzo che è anche legato al saper dire no, come fecero i nostri padri, i nostri nonni.